Allora, ragazzi, è tornato Parenzo, eh? Allora, qualche giorno fa ho ricevuto un articolo, era 17 dicembre, sì, ecco. Un articolo, detto, guarda questa storia qua, secolo XIX di Genova, raid xenofobo allo stadio, blitz solitario di Corrado Brin contro i profughi del Faggio. È una storia molto locale. Corrado Brin, figlio di un farmacista, storico presidente della Cairese, siamo a Cairo Montenotte, ok? Allora, questo Brin pare che si sia presentato come una furia allo stadio e abbia devastato tutto per un semplice motivo, perché giocavano degli immigrati. Cioè, perché giocava una squadra di un'associazione, eccetera, eccetera, di profughi. Allora, siccome il personaggio me l'hanno descritto come un personaggio particolare, caro David, io farei una telefonatina a questo signore, il quale si lamenta spesso Facebook, mi chiude il mio profilo, eccetera, eccetera. Perché devasti uno stadio solamente perché dentro ci sono dei profughi o perché c'è una squadra di neri, di immigrati? Corrado Brin. Chiamiamolo, vai. Pronto? Sto parlando con Corrado Brin. Sì? Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, Radio 24, salve. Buongiorno. Scusi, signor Brin, ma perché lei ha distrutto tutto lo spogliatoio dello stadio lì in quel paese, a Cairo? Mi può spiegare? Ma come mai? L'ha devastato questo spogliatoio, perché? Perché giocavano i neri? In parte, no, cioè non è il fatto perché sono neri, ma per come vengono trattati i clandestini, perché sono tutti clandestini, quindi... di rifugiati. Ma se giocano a pallone, sicuro, quelli là sono clandestini, quelli là. Allora, tutti quelli che sono qui in Italia, a parte il 5% che arrivano da sono clandestini. Per cui lei che ha fatto? Siccome quelli là che giocano a pallone, la maggior parte sono clandestini, è entrato dentro lo spogliatoio e che ha fatto? Allora, prima di tutto sono clandestini qui in Italia, e qui a Cairo, li hanno già vivono in un appartamento, in palazzo settecentesco e cos'altro. Vengono trattati come dei pascià, a differenza magari degli italiani. Qui abbiamo, a fine alle Ligure, pochi chilometri da noi, immobili comunali del comune, sfittati agli italiani per metterci clandestini. Una bambina di 14 anni italiana è svenuta perché i suoi genitori non lavorano, era due giorni che non mangiava. Scusami, con le scarpe da calcio da 200 euro, cos'altro, a rompere i coglioni nel campo sportivo, in più intestato mio padre. Sono arrivato lì, ho litigato con l'assessore, lì con l'assessore un certo cagnone, un parassita di merda. Se ne frega poi? Un parassita di merda, chi l'assessore? Ho litigato con questo qui, poi sono entrato dentro, ho parlato con un amico che è un allenatore, ma cioè, ero abbastanza nervoso e che hai fatto? Ho demolito tutto. Hai demolito tutto? Ho demolito tutto, orgogliosamente ho demolito tutto, e questa mattina sono andato con la vernice spray davanti allo stadio e ho scritto: la politica dell'integrazione, no, dell'accoglienza provoca le stragi come a Berlino da una parte. Ma che c'entra? Vabbè. Ma lei la vergogna non sa che cosa sia, mi pare di capire, no? Cioè, voglio dire, la vergogna lei non sa che cosa sia. La vergogna, cioè vergognarsi per una cosa oscena che io ha fatto. Io sono orgoglioso di averla fatto. Se vuoi fare un'intervista, bene, se no non ho tempo da perdere. Aspettami, Corrado. O i carabinieri a portarla via, o un gruppo di medici con dei sedativi. Aspettami, Corrado, scusami un attimo. Allora, io non ho capito una cosa. Allora, tu non sopporti il fatto che ci siano questa squadra di neri che gioca a pallone. In realtà, io non sopporto che ci siano, che sia l'Italia piena di clandestini. Sì, ma tu non so, secondo me non sopporti i negri, questo è il punto. Ma che cazzo, ho avuto una fidanzata, questa qui è una gran stronzata. Una grande stronzata, tu non sopporti i clandestini, allora? Non sopporti, e allora devono andare fuori dall'Italia. Ma che c'entra distruggere lo spogliatoio, scusami? Lo spogliatoio, ho sfogato la mia rabbia in questo modo. Ma sarai denunciato, no? Ma che cazzo mi frega a me? Ma non me ne fotte proprio assolutamente niente, sono orgoglioso, anzi. Cioè, a parte che per questo non ci sono gli estremi per fare della galera, ma se facessi della galera e sarei più orgoglioso. Che faresti dei Rom, per esempio? Signori Rom? Ma io qui problemi Rom dalle nostre parti sinceramente non ci sono. Ma ti piacciono i Rom? Non credo. Ma mi infastidiscono molto di più i clandestini, tenendo conto, ripeto, che ci sono italiani che non arrivano con delle pensioni minime, che sono ridicole, della gente che non arriva. Vabbè, ho capito, ma questo, scusami un attimo, ma tu la pensi così? Ma che c'entra entrare dentro un posto e sfasciare tutto? Perché gioca una squadra di neri, perché quelli non possono giocare a pallone, che c'avevano? E poi le scarpe da 200 euro, ma quale scarpe da 200 euro? Sì, avevano tutte Nike e Adidas e cos'altro, scarpe che sono da 200 euro, ho giocato a calcio una vita, scarpe da professionisti con tanto di allenatore. Siamo
pallone, certo, per giocare a pallone. Facciamo prendere per il culo dalle cooperative, perché questo è un business per le cooperative, è voluto da questa Europa di merda, da questo patto giudaico-massonico. Ma che c'entra il patto giudaico-massonico? Dai poteri forti, per farci invadere dei clandestini per abbassare il costo del lavoro a 3 euro all'ora, schiavizzare sia loro che gli italiani. Scusami Corrado, ma tu sei anche un po' fascista? Assolutamente sì, sono sempre stato fascista, lo sono e lo rimango. Cioè Mussolini Mussolini, io la fotografia del Duce in camera tua, scusa? La foto del Duce Duce. Ma anche Hitler ha fatto delle cose buone. Beh, insomma, non si può fare un paragone, comunque. In che senso? Vabbè. Ha fatto delle cose buone anche il signor Hitler, magari? Che ne so, domando, ha fatto ciò che i tedeschi volevano che lui facesse in quel momento. Cose buone, dunque. Il popolo tedesco lo ha voluto, lo ha votato. Dunque ha fatto delle cose buone Hitler, secondo te? Che ne so, l'olocausto, queste cose qua, ha fatto delle cose corrette, buone, che ne so? Ma sicuramente Mussolini non doveva fare il patto con Hitler. Hitler ti è piaciuto in qualche cosa oppure no, il signor Hitler? Non proprio. E Mussolini invece un grande statista. Esatto, il più grande statista che ha avuto l'Italia. Uno come Franco, per esempio, non è sceso in guerra e non è successo quel che è successo. Per cui bisogna comunque, se ci fosse un nuovo Mussolini in Italia, saremmo tutti. L'Italia agli italiani, se ci fosse un grande. Ma io voto Salvini aspettando il nuovo Mussolini. Questo è buono. Questo è buono. Io voto Salvini in attesa del nuovo Mussolini. Sì, bene. Parenzo, a te la parola. Dopo tutto questo che abbiamo sentito. Sì, parla più forte, scusami, parla più forte, Davide. Tutto questo che abbiamo sentito, per cortesia coordinate di questo signore immediatamente la denuncia ex legge Mancino e per cortesia portatelo via, come minimo arrestatelo, perché un elogio così puntuale del fascismo in una diretta radiofonica non si era mai sentito, quindi andate a prenderlo e cacciatelo dall'Italia, pedate nel sedere. Adesso uno non può esprimere le sue idee, adesso lasciamo perdere. Mi fate ridere, ok? Beh, ho capito, ma chi è questo qui? Chi è questo qui che parla? Ma lei ha parlato di complotto giudaico-massonico, scusami, complotto giudaico-massonico hai detto, Corrado? Esatto. Ma di che stai parlando? Di quale complotto? Di questa cazzo di Europa di merda, di questa ci sta rendendo schiavi sia noi che ai clandestini che arrivano in Italia. Parenzo? Okay? No, io dico fermatelo subito, voglio gli estremi di questa. Parenzo, vattelo a prendere nel culo, figlio di puttana. Ma cosa c'entra? Per denunciarmi. Parenzo, figlio di puttana. Ma che cos'è sta roba? Ma sei impazzito? Di merda, comunista del cazzo, hai capito? Ma sei impazzito, sei pazzo. Io del tuo tribunale mi ci sciacquo i coglioni e poi ti faccio bere l'acqua con i quali mi ci sono Corrado, un sacco di merda. Ma Corrado, ma sei impazzito? Di merda, io mi sciacquo i coglioni. Ma perché? Ma che è? Ma che è un attimo, con i soldi della querela io costruirò nuovo lo stadio dove giocano i migranti. Sai cosa ti dico? Che nello stadio qui a Cairo non deve essere un bivacco per le faccette nere dei clandestini, capito? È un bivacco umano. Il bivacco per le faccette nere dei clandestini. Corrado, il campo di Cairo non è un bivacco per le faccette nere dei clandestini. Lei è un bivacco umano. Tu sei una comunista di merda. Ma cosa c'entra? Corrado, un pedofilo. Tu sei un pedofilo. Che c'entra? Ma che c'entra pedofilo? Scusa. Che c'entra pedofilo? A quattro occhi ti gonfio, ti faccio una faccia talmente gonfia. Ma sei impazzito? Figlio di puttane. Ma perché? Ma sei impazzito? Lascialo andare avanti, che così mi diverto. Divertiti. Giovinezza, primavera di bellezza, con la gioia, con la speranza, questo canto squillava. Hai capito? Ci vediamo in tribunale presto. Comunque, in tribunale mi ci sciacco i coglioni. Questa roba qui è più da ambulanza che altro, Brin. Tu sei più d'ambulanza che d'altro, stupido. Tu odi i neri. La realtà è che tu odi i neri. Sacco di merda, ma odio i coglioni come te, stupido. Ma io che c'entro, scusa, non ho capito. I coglioni come te, imbecille. Ma tu sei fuori di testa. Ma tu sei fuori di testa. Buonista del cazzo, la tua politica. Comunisce le stragi come Berlino, figlio di puttana. Ma che c'entrano le stragi? Ma che non manco si sa chi è stato. Non sai nulla. Ma morissi veramente, coglione. Sei finito. Fai tutte le tue denunce, Radio 24, fai parte dei poteri forti, i giornali di Sole 24 Ore, Banca dei
l'ultima cosa dell'alta finanza, figlio di puttana, sacco di merda. Il 4 dicembre un messaggio chiaro e ti veniamo a prendere anche tu. Ma chi viene a prendere? Chi viene a prendere? Il potere come te che ti fa. Ma questo sacco di merda. Oggi hai scritto la tua condanna. Sacco di merda, sacco di merda. Sacco di merda. Sacco di merda. Vabbè, questo è pazzo, questo è pazzo. Corrado, fermi tutti, Corrado, tu non sei una, sei zitto che non sei una persona stabile, non sei stabile, un sacco di merda, uno schiavo del potere sei. Ma con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con chi? Con tutti e due. Ma sei un poveraccio, ma due stronzi patentati. Ma fatti ricoverare, dai, su. Ma vai a cagare, ma vai, fatti gli acidi che te li sei sempre fatti, coglione, sei uno da acidi tu. Corrado, fatti ricoverare. Va. Culo. Adesso da fare non ho più tempo da perdere con vai te. A ricoverarti. Vai a ricoverarti. Cioè. Ragazzi, c'ho un mal di testa, non ce la faccio dopo sta roba, non ce la faccio. A domani! Viva l'Italia! Cruciani, ma va cuca!